Metto intanto che Franca Rame l'ho sempre vista come una dea, la dea della bellezza. Ma lì è fantastico, sai, le cose sono andate così. Io un giorno ho deciso, avendo saputo, sapevo che lei aveva fatto, era stata vittima di uno stupro, e le chiesi di venire a raccontarlo in televisione. Naturalmente puoi immaginare cosa può essere successo ai vertici della RAI, che a un certo punto loro hanno detto no, Franca Rame non deve venire. E io a quel punto gli dissi: se lei non viene io faccio le valigie e vado a casa. A loro credevano che io scherzassi, e quando poi dopo hanno visto che io non scherzavo, avevo abbandonato lo studio, sono andato in albergo e mi stavo veramente preparando per partire per Milano, loro mi hanno richiamato e hanno detto va bene, allora però cerca di essere un morbido. Dico: ma che morbido, lei viene a raccontare un fatto che è successo, deve dire la verità. E lei l'ha raccontato in modo tale che io mi ricordo che mi vennero i brividi a sentirlo raccontare da lei. Dico che bisogna ringraziare lei, credo più di tutte, prima di tutte, per quello che ha fatto e per quello che ha dovuto subire. Ma lei era veramente spettacolare, era una cosa, cioè lei era all'altezza della forza di Dario, anche se Dario non lo sa, perché o forse non so se si è ravveduto negli ultimi momenti, ma lui un giorno la incontrerà, ma la incontrerò anch'io, tutti la incontreremo, perché esiste un'altra vita, contrariamente a quello che pensa lui.